Inverno anomalo in Trentino, lo abbiamo visto anche poco fa, fino ad ora con poca neve, poco freddo e temperature spesso sopra la media. Non ovunque però. Manuel Codignone ha accompagnato un gruppo di appassionati delle basse temperature in uno dei luoghi più freddi d'Italia. C'è chi va a caccia di animali, chi di affari, chi di occasioni. Loro vanno a caccia di freddo estremo, polare. Non a caso il progetto che vede impegnati i ragazzi di Meteo Triveneto si chiama L'Artico di Casa Nostra e prevede il monitoraggio di una cinquantina di siti freddi, in collaborazione appunto tra Meteo Triveneto, il CNR, l'ARPA Veneto e Meteo Friuli Venezia Giulia. Quello che vi facciamo vedere è uno dei siti al top. Ci troviamo sulle Palle di San Martino, nel parco naturale delle Palle di San Martino di Panneveggio, e ci troviamo ai 2540 metri di Busa di Manna. Questo posto è andato, tra virgolette, agli onori delle cronache per aver rilevato una temperatura di meno 47 gradi centigradi, che è stato il record italiano di temperatura. Il record è stato battuto di qualche decimo di grado, ma è una sfida tra titani. Il meccanismo è quasi semplice. In certe condizioni, cielo sereno, neve e assenza di vento, l'aria fredda va a ristagnare sul fondo di conche come questa, ben delimitate, e fa raggiungere temperature davvero incredibili. E anche visivamente il luogo è mirabolante. A queste temperature il vapore acqueo cristallizza, lo vedete in controluce. Le nostre immagini riescono a catturare questi coriandoli di luce, ma purtroppo non possono rendere completamente l'effetto. Poi, una volta tornati a valle, abbiamo scaricato i dati del sensore. Niente record stavolta, ma poco ci manca. Siamo arrivati a valle, abbiamo scaricato i dati. Qual è la temperatura più bassa registrata da questo monitoraggio? Allora, sono stati registrati meno 42 gradi tondi il 20 dicembre alle 6 di mattina. Nella libera atmosfera, quel giorno a quell'ora la temperatura era di meno 13.